solo una cosa: sancisce la posizione politica degli italiani. Non significa che dopo il referendum usciamo dall'euro, ma dopo il referendum, se gli italiani votano per l'uscita dall'euro, crolla il sistema e per la prima volta ci riacquisiamo una sovranità dal punto di vista economico, che poi significa energetico, che poi significa dell'agricoltura, significa una sovranità dell'individuo nella società. Allora, per farlo, porteremo questa proposta in Parlamento. E vorrei dire anche un'altra cosa: oggi il Movimento 5 Stelle continuerà ad esistere se continuerà a credere che non esiste una testa pensante migliore delle altre, ma che la sua vera forza è l'unione di tante teste pensanti senza nessuna testa di legno davanti. E lo dico perché solo un movimento che crede nei cittadini e nella loro capacità di autodeterminarsi può mettere in votazione sulla propria applicazione ogni mese decisioni che noi poi prendiamo in Parlamento. Avete votato sulle unioni civili, avete votato sul reato di immigrazione clandestina, voterete su tante altre cose e noi vi chiederemo di votare anche sull'euro, perché noi crediamo nell'intelligenza dei cittadini. Noi non vogliamo trattare i cittadini italiani come dei lobotomizzati, come hanno fatto i partiti tutti questi anni. Ed è per questo che abbiamo qualche difficoltà a stare in quei posti dove tutto si dice e di tutto si parla, tranne che delle cose concrete fatte e delle cose concrete che si devono fare per questo paese. Un'ultima parentesi sul dissesto idrogeologico. Oggi, dagli anni 70 ad oggi, abbiamo avuto in Italia 5.000 morti per alluvioni o calamità naturali. Abbiamo avuto 0 morti sul suolo nazionale per conflitti bellici. In questi mesi il governo si prepara a spendere 43 miliardi di euro in armamenti e zero euro investiti in sicurezza del territorio. Questo lo dico perché noi abbiamo una proposta chiara su questo. Si chiama pacchetto anti calamità naturale. Sì, è un pacchetto che parte oggi, fa un cronoprogramma di 10 anni, investe 2 miliardi di euro all'anno tagliandoli dalla spesa militare per mettere in sicurezza il territorio e porta fino a 3.000 posti di lavoro in più per mettere in sicurezza un territorio, dal quale dobbiamo difendere le nostre scuole, i nostri ospedali. E non è che il territorio è cattivo. Sono stati questi partiti